Chi pensava mai quell'anno del 72 di arrivare a 50 anni di attività? Poi strada facendo, io l'ho costituito, poi c'è stato qualche avvicendamento perché io ho avuto altri incarichi incompatibili con questo tipo di attività. Sono tornato a fare il presidente giusto prima del Covid, dopo la parentesi federale, e eccoci qua, siamo arrivati a 50 anni. Abbiamo voluto fare questa iniziativa anche forse un po' frettolosamente, ma siamo riusciti a mettere insieme tutti gli amici, tutti coloro che hanno iniziato con me. Qualcuno ha avuto fortuna nel mondo professionistico, qualcuno l'ha avuto nel mondo professionale, qualcuno nell'ambito comunque sportivo. Eccoci qua, 50 anni si sentono. Prima di parlare dei prossimi 50 anni, ovvero del futuro di questa società, ti chiedo, Camillo, tanti ricordi, però se tu dovessi pescarne uno dallo scrigno di quelli più belli. Ma sotto l'aspetto dei successi, dico una vittoria inaspettata, per esempio la giornata della bicicletta di un mio ragazzo. Sono quelle cose inaspettate, ma sono cose che le rimangono. La giornata della bicicletta laziale, che era il massimo di un'attività ciclistica. Sotto l'aspetto organizzativo, forse è stato l'incarico da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale di collaborare e di coordinare la parte tecnica dei giochi del Mediterraneo per quanto riguarda il ciclismo. È stato veramente un fiore all'occhiello, perché siamo riusciti a farlo con tutte le nostre forze. Ho volutamente e fortemente voluto le forze locali. Il futuro? Il futuro penso che a fine anno io ho espresso il desiderio di voler lasciare, perché tanto tempo rubato alla famiglia, gli affetti familiari, personali, risorse anche personali, vediamo un po'. Nell'immediatezza quest'anno cercheremo di celebrare con qualche altra iniziativa e concludere l'anno con ulteriori iniziative. A breve ci sarà un ride che stanno organizzando i nostri master per fare la Gran Vondo, la famosa Liegi-Bastogne-Liegi, che si correrà il giorno prima della famosa gara dei professionisti ad aprile. Quindi andremo in Belgio con il nostro nome e con il nome della città di Pescara.